Via. Ciao Giorgio, dopo, dopo pochi giorni ci troviamo qua. Anche a te. Ecco, bene, questo è bene. Niente, ci troviamo dopo pochi giorni a riprendere appunto il nostro contatto con chi ci segue. E allora ti aggiorno le ultime notizie che ho potuto reperire andando in rete sulla situazione in Siria è questa. Dunque, oggi che è, oggi è 16 settembre, giusto? No? Dico no, sì. 16 settembre, esatto. Gli esperti dell'ONU stanno consigliando in questo momento che ne parliamo le prove di attacco chimico avvenuto in Siria, che poi prove che dovrebbero confermare che l'attacco è stato fatto dai ribelli e non dall'esercito regolare siriano. Ma poi sappiamo... scusami se ti interrompo, ma chi se ne frega? Appunto. Io a casa mia faccio quello che mi pare. Ma infatti. Capito? Questa ma io se fossi lì, te lo dico, così lo sanno i nostri amici. Ma certo. Se io fossi lì, sì, prenderei i prodotti chimici, li farei bere a tutti i tagliagole arrestati, presi, prigionieri, no? Prima ti bevi un po' di questo, capito? Sì. E se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone, va bene? Visto tutte le violenze che hanno fatto, capito? Sì, sì, no, ma hai ragione, civile. No, ma ti faccio capire che questi qui ormai è una prepotenza, questi signori qua, no? Sono in, proprio, cioè è arrivata proprio alla... a un livello davvero che non si può più sopportare. Io direi che nessuno può farlo. Intanto Kerry dicesse esattamente qual è il suo cognome. Ah, appunto, già, questo è vero. Kerry dicesse per quale ragione ha cambiato il cognome, oltretutto, sto figlio della mignotta, capito? Lui giusto. E i suoi antecedenti. Esattamente. Questo, questo a risalire stato... io me, sono tutti loro. Questa è una bella domanda. Infatti, perché ha cambiato cognome? Non è il primo che lo fa, e questi purtroppo hanno l'abitudine di rompere le scatole. Ormai lo stanno facendo da troppo tempo per me, ed è ora che si mette un freno. Quindi mi auguro a questo punto che da parte russa non ci sia mai cedimento. Attenzione, le ultime notizie che danno, l'ho già dato, è che anche parte, alcune navi cinesi sono nel Mediterraneo davanti alle coste siriane. Il sito è Aurora, che ha pubblicato una foto di queste navi cinesi, addirittura con un marinaio cinese con tanto di scudetto della bandiera popolare cinese sulla spalla destra, sulla spalla sinistra. E mai come oggi noi potremmo dire la Cina è vicina. Eh sì, la Cina è vicina, sì, perché dice l'articolo, la Cina ha ripreso la politica. Si è vicina davvero. Infatti dice l'articolista che la Cina ha ripreso la politica della via della seta. E questo è importante. Appunto. Perché hanno capito tante cose i cinesi. Cinesi sanno benissimo che la loro difesa comincia dalla Siria, perché nel piano dei neocon americani, come è stato dimostrato non da me ma anche da altri, e in modo particolare in Italia del Giretto Chiese, che è uno dei pochissimi che le canta chiare, e prevedeva l'attacco alla Siria, l'attacco all'Iran e poi dopo la Cina. I cinesi lo sanno questo e mostrano pigliando contromisure insieme ai russi. La questione è che ancora adesso anche il telegiornale sbraitano che a tutti i costi dovrebbero processare Assad per un crimine che lui non ha commesso. E questo... Ma io voglio processare Netanyahu invece, scusa, eh? Ah, quello sì. Per tutte le porcate che fa tutti i giorni. Beh, quello sì, e non solo lui. Ariel Sharon, allora? Vabbè, ma tu non mi devi dire uno o l'altro. Attualmente il capo del governo è quel mascalzone. Sì, sì, allora io chiedo la processazione. Non ho potere, disgraziatamente, però fosse avesse un minimo di potere, sì, li manderei tutti al patibolo subito, senza tante chiacchiere. Ma questo sì, perché purtroppo devo dirti che è la verità, che si piace o no a certi signori ben pensanti che sta sulla poltrona, che magari si vedono, qualcuno ci vede, chissà che diavolo di anatemi che ci scaglierà contro, ma purtroppo per loro, ahimè, i fatti sono questi. Ma io glieli rimando a lui quei suoi anatemi, ma certo, capito? Ma no, ma sono d'accordo allora, con per te. Ogni maledizione che lui mi manda a me, io le mando 50.000, a lui e alla sua famiglia. Ma certamente, visto il male che sta facendo, questo è chiaro, su questo concordo pienamente, perché e purtroppo... Purtroppo i fatti sono questi. Addirittura c'è uno studioso americano, un analista americano, adesso ricordo il nome, che è uscito sul sito del Press TV, che ha detto che Israele ha almeno 80 bombe atomiche, ma non 80 bombe da una potenza minima, parliamo di 80 bombe da una potenza massima cada una. E quindi sì, puoi immaginare... non lo potrà mai utilizzare. Il bello, e questo fa parte della
della storia, della tradizione popolare dei popoli, no? Quando tu arrivi al massimo della potenza non puoi fare assolutamente nulla, perché ti si ritorce contro di te. Cioè, sì, qual è la differenza fondamentale tra le 80 bombe atomiche che ha Israele, che servono soltanto per minacciare e spaventare i gonzi, no? Perché è come quello che mi viene a dire, dice, ah, andrai all'inferno, sì, ci voglio andare, cioè, sto bene all'inferno, che cazzo vuoi? Allora si calmano subito, no? Sì, direi di sì. No? Direi di sì. Si calmano subito, guarda, ti mando all'inferno, è lì che voglio andare, poi capito? C'era anche quella barzelletta, no? Di quello che a un certo punto si trova così, tutto in una situazione particolare, tutta ottima, no? Donne, sì, ragazze, tutto quello che vuole. E alla fine dice, ma io vorrei, sono stanco di stare qui in paradiso, vorrei stare, ritornare sulla terra, e quella gli dice, no, guarda che questo è l'inferno, capito? No. Allora siamo qui, capito? Come disse Mark Twain, paradiso facci tutto. Come disse Mark Twain, che disse appunto che nell'inferno ci sono migliori compagnie. Assolutamente, è fuori discussione. Appunto, ma non si può, dice così. Dovendo scegliere, uno deve scegliere. Ma basterebbe pensare all'inferno di Dante. Oh, beh. Cioè, le più grandi personalità sono all'inferno, mica il paradiso. No, a paradiso sono scialbi personaggi privi di qualsiasi contenuto umano, no? Purtroppo è così. Lei ha detto proprio. Per noi Dante è il grande maestro, vero seguace della linea che partendo da Dante, da Virgilio, righe, arriva Dante. Sì, esatto, Dante tra le righe ci fa capire tantissime cose. Tra le righe, dico. Ma adesso, guarda, visto che abbiamo preso questa strada, sì, perché qui le strade possiamo, sono tante, e vedo che poi possiamo improvvisare. No. E qui io mi trovo l'opera omnia di Carducci. Bello. Allora, Carducci non è quello che ha scritto l'albero a cui tendevi la pargoletta mano. Capì? Ottima poesia, ma la poesia di Carducci è ben altra cosa. Allora, io ho selezionato qui da qualche tempo tante poesie e per il momento mi soffermo a leggerne un paio, per vedere come i vati, i veri vati, Carducci, Pascoli, D'Annunzio, le cose le conoscevano perfettamente, e le sapevano. Che poi D'Annunzio abbia riassunto tutto, è stato il più grande di tutti, è un altro discorso, ma ci sono anche loro. Allora leggo alcune strofe. De, questa è una poesia scritta nel 1882 e intitolata, niente un po' di meno, Alessandria, a Giuseppe Regaldi quando pubblicò l'Egitto, Alessandria, e si conclude, ma voi pensate che questo qui ha scritto una poesia dedicata a Alessandria? Vabbè, tanto... Che vuoi fare in queste scuole? Anzi, adesso non se ne parla nemmeno più. Quando ero ragazzino io, l'albero a cui tendevi la pargoletta mano. Un'opera come quella carducciana di milioni di versi, ridotta a un pianto, perché la poesia si chiamava appunto Pianto Antico. Sì, Pianto Antico, sì. Sul ricordo del figlioletto morto precocemente, come all'epoca era proprio comune, era un comportamento comune. Te, le speranze dell'Egitto e i vanti nel tuo volume vivano, o poeta, si riferisce appunto a quel poeta. Oggi Tifone, l'ire del deserto, agita e spira. Sepolto Osiri, il latratore Anubi, morde ai calcagni la fuggente Europa. E avanti chiama i bestiali numi e le vendette. Ma allora, di fronte a tanti idioti e teste di minchia che nella Bibbia vengono citati come, no, come profeti, ma questo è 100 volte più profetico, no? Certo, molto, molto di più. Ai vecchia Europa, che sul mondo spargi di irrequieta debolezza tua, come la triste Fise all'Oriente sfinge sorride.
29-30 luglio 1882. Ma quale Isavia? Ma quale Geremia? Ma quale Geremia? Stronzi! Questo è il Vate! Sì. Altro che Geremia, ma va, accordo. Le tue Geremiadi. Guarda, stai ridendo in maniera eccezionale, guarda, veramente da fuori classe. Perché stai allora dicendo delle cose sublimi, perché fai scoprire qualcosa di un grande poeta italiano, Carducci, che tu hai detto viene solo conosciuto per il pianto antico, quando si trascurano altre cose, come anche il Pascoli, il rapporto di Pascoli in rapporto a Garibaldi, ti ricorda le puntate del Pascoli quest'estate. Ma poi Pascoli, che è quello che ha cantato la grande proletaria, sì, che risorge, sì, e, no, sì, e che lo riducono a uno che canterella su una rondinina che porta il cibo ai rondinotti e che l'ammazzano. Certo. No, ma dico, a me ci piango sopra. No, dico, mi vengono tante lacrime, ma io voglio quell'altro Pascoli. Ma veramente, no, dico solo questo, stai dimostrando come è decaduta la grandissima, quella che una volta era la grandissima scuola italiana. Esattamente. Cioè, lo stai dimostrando. Io, guarda, mi auguro solo una cosa, che alcuni ciucci docenti universitari da strapazzo, che ci sono purtroppo, sono anche della scuola normale, non solo dell'università, ma anche della scuola inferiore, sono selezionati per via inversa. Lo so, che vorrei che qualcuno di loro ti ascoltasse, si facesse un esame di coscienza, andasse davanti a uno specchio, si sputasse. Aspetta. E lo sputo di riflesso gli torna in faccia. Perché sono meritevoli. Per farsi l'esame di coscienza ci vuole la coscienza, e questo assolutamente non ce l'ha. Hai ragione tu, mamma mia, questo purtroppo è un altro grave problema. Non c'è più coscienza. Veniamo un altro grande poema. Sì. Nell'annuale della Fondazione di Roma. Te redimito di fior purpurei. April te vide sul colle emergere dal solco di Romolo, torva riguardante sui selvaggi piani. Scusa, un minuto, sorge. Sì. Un minuto, scusa un attimo. E io continuo in ogni caso. Te, dopo tanta forza di secoli, aprire il raggia, sublime, massima, e il sole e l'Italia saluta te, flora di nostra gente o Roma. Se al Campidoglio non più la Vergine tacita sale dietro il pontefice, né più per via sacra il trionfo piega i quattro canti di cavalli, questo il foro, tua solitudine, ogni rumore vince, ogni gloria, e tutto che al mondo è civile, grande Augusto, egli è romano ancora. Salve Dio Roma, chi disconosceti cerchiato ha il senno di fretta tenebra, e a lui nel reo cuore germoglia torpida la selva di barbarie. E questo tanto per fare un riferimento ai barbari che pretendono di dominare il mondo. Ma veniamo ancora a un'altra poesia. Cantano i miti, questa è intitolata La guerra. Cantano i miti, fuse Prometeo nel primigenio fango animandolo, la forza di insano leone. L'uomo levandosi ruggì guerra. Dal rosso Adamo crebbe all'esilio il lavorante primo. Soverchio gli parve nel mondo un fratello. Truce rise sul percosso Abele. Quindi gorgoglia sangue nei secoli, la faticosa storia degli uomini. Dal Partenon grande alla tua casa candida. Washington. Si riferisce ovviamente a Washington, quindi si va dal Partenone a Washington. Guarda come quest'uomo era riuscito a capire che si stava preparando il dominio insano di Washington. Sull'orso a terra steso, rizzandosi il troglodita, brandì nell'aere la clava. Dai muscoli al cuore, fervere sentendo la battaglia.
i fieri figli giocando al vespero nel sol rossastro, luccicar videro tra i massi cruenti la selce, e l'acuirono per la strage. Poi delle cose di fuor le immagini calde riflesse nel mental fosforo, per mezzo l'april vaporante ebri rappiangli barcollando tra i palafitti laghi dai tumidi antri scavati. Ai, versicarono le biade, pria magre sul colle, nel lavacro delle vene umane. E continuiamo con la lettura del grande Vato Carducci. Questo è dedicato al Monte Mario. Di mammo remo, come ier moriro quelli che amammo, via dalle memorie, via dagli effetti, tenui ombre lievi dilegueremo. Morremo, e sempre faticosa intorno dell'almo sole volgerà la terra, mille sprezzando ad ogni istante vite come scintille. Sentite, sentite qui l'afflato pagano, l'afflato veramente che è quello a cui noi ci riferiamo sempre, la vita nella terra che zampilla con tante scintille in riferimento ai tanti che muoiono. Vite in cui nuovi fremeranno amori, vite che a pugne nuove fremeranno e a nuovi numi canteranno gli inni dell'avvenire. E voi nonnati, alle cui man la faccia che scorse dalle nostre, e voi disparirete radiose schiere nell'infinito. Addio, tu madre del pensier mio breve terra e dell'alma fuggitiva, quanta di torno al sole agirai perenne, gloria e dolore, ineluttabile riconoscimento della vita contro la massa degli ignavi che pretendono di sopravvivere a se stessi esclusivamente gioendo di piccole gioie, piccolissime comodità, come sono quelle che offre all'uomo di oggi il consumismo. Finché ristretta sotto l'equatore, dietro i richiami del calor fuggente, l'estenuata prole abbia una sola femmina, un uomo, chierito in mezzo a ruderi dei monti, tra i morti boschi, lividi, con gli occhi vitri, te veggan sull'immane ghiaccia sole calare. È bellissima Roma, 29 gennaio 1882. E vorrei concludere questa raccolta di poesie carducciane con un'altra molto bella. Ne leggeremo delle altre. Ne leggeremo delle altre perché è importante il vaticinio, perché qui ci abbiamo sempre il vaticinio. Il vaticinio fa parte della poesia, non può esservi poeta se non c'è il vaticinatore, quello che poetando, cioè creando con le parole e attraverso le parole prevede il futuro, immagina il futuro, perché la poesia nella sua forma reale, poesia, poiesis, creare, è creazione. Sì. E la creazione non può che essere previsione del futuro, cioè immedesimazione con l'eterno presente della vita. Bellissimo. E concludo con questa poesia. Addio semitico nume, continua nei tuoi misteri la morte domina. Continua nei tuoi misteri, la morte domina, quindi la morte domina nei tuoi misteri, o semitico nume, o inaccessibile re degli spiriti, tuoi templi il sole escludono, i tuoi templi escludono il sole, o semitico nume. Cruciato martire, tu cruci gli uomini, tu di tristizia l'aer contamini, ma i cieli splendono, ma i campi ridono,
ma d'amore lampeggiano. Bello. Gli occhi di Lidia. Vederti, o Lidia, vorrei tra un candido coro di vergini, danzando, cingere l'ara d'Apolline, alta nei rosei vesperi, raggiante in pario marmo tra i lauri, versare anemoni dalle mani, gioia dagli occhi fulgidi, dal labbro armonico, un inno di Bacchilide. A Bacchilide. No, un inno di Bacchilide, scusami, ho sbagliato. Chiedo scusa, Carducci. No, ma non c'è problema, Giorgio. Sei grande a scoprire queste cose, perché io a scuola non l'ho mai sentite, e non solo io, ma tanti altri come me e anche dopo di me, ma queste cose. Sentite? No, non l'ho mai studiate. Qui ti dico soltanto, ti ringrazio, perché io penso che qualche ragazzo che ci vede, sicuramente intelligente, che dimostra di studiare, cioè di buona volontà, oggi ti ringrazierà per questa cosa che ci stai dicendo, e devo dirti che fai capire quanti erano grandi, diciamo, certi poeti, come nel caso di Carducci, come anche detto già di Pascoli, di gente che appunto, con le poesie prevedeva quello che veniva dopo. In effetti oggi ce l'hai dimostrato in maniera, direi, lampante, proprio, che più chiaro che si muore. Cioè, Carducci, Alfredo Oriani. Già, anche Alfredo Oriani, certo. Leggeremo anche le poesie di Alfredo Oriani, tuo conterraneo, cantore della decadenza dell'Italia nei confronti di quello che erano le aspirazioni unitarie, certamente, ma anche Carducci era toscano. Carducci era romagnolo, ma come Pasqua, no, toscano. Pasqua è mio romagnolo. No, toscano. Carducci è nativo toscano, ma quando è diventato professore all'Università di Bologna è stato il Vate che promanava le sue poesie, no? Sì. Da Bologna, quindi da quell'epicentro lì, insomma. Quindi, l'origine toscana. L'origine toscana è relativa, così come io mi vanto di essere ravennate e quindi di aver accolto le spoglie di Dante, che è vero che è fiorentino, ma è venuto a morire nella mia terra. Sì. E quindi questo collegamento che c'è sempre stato tra Ravenna e Firenze attraverso Dante, io lo sento come un vanto della mia terra, no? Sì, è ben bello, punto, no? È un vanto, sì, anche perché la tua terra ha prodotto tantissimo all'Italia, ha dato tantissimo all'Italia, la tua terra, eroi, uomini politici, anzi il pensiero politico italiano è nato nella tua terra, e questo, non certo. Dimentichiamo che i pionieri del socialismo erano romagnoli, no? Costa, Andrea Costa, Cipriani. Ma assolutamente. Quindi, ma non solo, anche quei marchigiani che si avvicinavano alla Romagna, che erano marchigiani maestri soprattutto di anarchia, no? Mm-hmm. Quindi anche su questo discorso dovremmo eventualmente dilungarci un'altra volta. Ma la cosa importante è che il Carducci scrisse parecchie poesie dedicate proprio alla terra di Romagna e a quel passo attraverso il quale dalla Romagna si passa alla Toscana. Passo che fu poi attraversato in bicicletta da Alfredo Oriani, una delle prime biciclette circolanti per l'Italia, e Alfredo Oriani, partendo dalla Romagna, si fece tutto quel giro che pubblicò poi in un libro intitolato La bicicletta, dove racconta tutte le storie dei paesi da lui raggiunti con la bicicletta. Un attimo. Sì. Ora qui devo aggiungere, cogliendo il momento che Ubaldo non c'è, devo fare un'altra considerazione. Io incontro molto spesso persone, anzi, con mia sorpresa, e ne incontro molte, persone che parlando ragionano come ragiono io. Se non che tutte queste persone si sentono ancora come chiuse in un bozzolo in cui il potere ufficiale le tiene chiuse. Ma se noi andiamo a vedere anche la letteratura, libri, giornali e quant'altro, tutta questa letteratura è in prevalenza contro questo sistema. Ad esempio, questo è un numero del Fatto Quotidiano, giornale molto letto, che c'è scritto.
c'è una denuncia precisa contro i membri di questo sistema, mentre le banche corrono a picco, ai banchieri 10.000 euro al giorno. Ma, è ma che logica ha questa? Ha la logica esclusiva del potere assoluto in mano ai delinquenti e ai banditi. C'è niente da fare. Da un altro punto di vista, Libero, Amato gioca, MPS paga. Amato, che oggi può vantare una retribuzione pari a 60.000 euro mensili, alla quale lui sicuramente non rinuncia, è stato beccato a telefonare al Monte Paschi di Siena, un acervo di delinquenti, assassini, rapinatori di strada, no? Chiedendo dei soldi per un aiuto per le vittime dei bombardamenti criminali degli americani sulla Siria, no? Oh. Per organizzare al mese. Allora, queste cose sono notizie che comunque arrivano ai cittadini italiani, da qualche parte andranno a finire. Ma non ho finito, questa è una rivista di cui consiglio la lettura, in cui un benemerito editore che pubblica tutte opere alternative, ogni volta pubblica delle opere incredibili, ad esempio La verità sul colesterolo. Cioè, chi legge queste opere, e non credo che ci sia un'opera che giustifichi la prescrizione di sangue contro il colesterolo. Fai rivedere la pagina? Non credo. Aspetta un attimo. La verità, sì, di Barbara Roberts, la verità, la rivista sarebbe Il Punto? No, questo, la rivista si chiama Consapevole. Ah, Consapevole, Consapevole, cioè Il Punto Editore. È una rivista che pubblica il punto d'incontro, questo, che pubblica le edizioni di molti editori, Macro, il punto d'incontro e Arianna. Ora, io l'ho fatto vedere semplicemente perché oggi tutto quello che scrive su queste cose è per denunciare la mascalzonata di questi mascalzoni che hanno inventato il colesterolo, che non serve assolutamente a nulla. Serve soltanto per far vendere dei prodotti anticolesterolo che hanno sulla coscienza svariate centinaia di migliaia di morti. A tutt'oggi così continua ancora a prescrivere farmaci anticolesterolo, ancorché la letteratura internazionale, quella più profonda, quella più acuta, quella più informata, ci dimostra che è stata tutta un'invenzione per poter vendere prodotti anticolesterolo da parte dell'industria farmaceutica. Giorgio, io dico una cosa, sì. Te lo dico sinceramente. Tu me lo stai provando, ma non da adesso, ma da quando ti conosco, ma stai provando, perché ho seguito alcune tue conferenze anche presso una tua privata che hai fatto qualche anno fa, che c'è in rete oltretutto. Io, prima di conoscerti, mi ero già convinto che c'è oggi un altro business, che è quello della malattia e della morte. E in effetti, certo, e in effetti c'è sempre stato. Sì, sì, ma però in questo caso prima si inventavano il dopo morte, capito? Sì, sì, ma in questo caso per farsi dire le preghiere quando si morte è ancora maggiore, voglio dire, capisci? È ancora più certo, schifoso di quello che si può immaginare. E queste cose, diciamo, bisogna proprio invogliare la gente a informarsi bene, cioè di sostenere chi dà veramente informazione, cioè i vari Di Bella e tanti altri ricercatori, oltre ai giornalisti che fanno veramente informazione, come Gianni Lanes e altri, pochi altri che purtroppo tu sai benissimo che proprio perché dicono le cose come stanno, vengono esclusi, tirati fuori dai grandi media. A posto loro ci sono dei deficienti che fanno dei pappagalli, che ci dicono un sacco di cazzate dalla mattina alla sera e che mi rompono le balle. Esattamente. Non leggo più praticamente i giornali, non leggo più perché mi sono stufato. C'è qualche volta qualcuno, ma ti dico solo che fate Libero, va Libero, mi meraviglio di Libero, che è quella informazione che ho detto prima, dei Monte Paschi di Siena, per dire, ecco, da Libero, pensa nei giornali oggi. Questa informazione è molto mescolata, è molto mescolata. Esatto, vuol dire, per fortuna che nel media, diciamo, c'è qualcuno che ogni tanto si stacca dalle pecore e fa qualcosa un po' seria, diciamo. E questo è il punto. Io, guarda, veramente vorrei che qualcuno
chi ci ascolta, non so, i Clemenzi, che so, potesse creare un telegiornale in rete, cioè far parlare, come ho fatto io l'appello alcune settimane fa, la ma gente... Lo stiamo facendo noi, non i cari. Sì, sì, come noi, cioè... La gente ci segue comunque. Sì, sì, ci segue, certamente, ma questo dico di no, anzi. Però, voglio dire, bisogna invogliare la gente a partecipare a cosa pubblica, perché... E come ho detto oggi quando ho chiamato Stelvio dal PS, che tu conosci, e a cui dobbiamo fare un'intervista, tra l'altro, io da quando diciamo così, da adulto, ho cominciato a sentire discorsi politici di varie nature, di vari partiti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, ho sentito in questi, diciamo, da questi ultimi 40 anni, no, da 15 anni in avanti, solo uno dire una cosa sensata, uno solo, che è stato Beppe Grillo, che piace o no, ha detto una cosa a mio avviso sensatissima, se io penso a cos'è la res pubblica, cioè la cosa pubblica di cui noi dobbiamo essere i gestori, direttamente noi. Cioè Grillo cosa ha detto? Ha detto, cari signori, è inutile che voi pensiate che possa venire un cambiamento facendo una X su una cartella elettorale ogni anno, ogni due anni, quando si va a votare, perché ormai in Italia le votazioni non sono più ogni cinque anni, ormai non si contano più. Perché nulla risolve, invece risolviamo se ognuno di noi rischia qualcosa delle sue chiappe, così ha detto Grillo. E io bene, questo fatto dovrebbe far meditare tanta gente, no? Che di fare come noi che facciamo informazione, ma anche di più per quello che posso fare di più, perché bisogna informare che non è mai sufficiente informare la gente su tutto quello che è lo scivolo umano, quello che riguarda la nostra salute, i nostri affari, i nostri interessi, gli interessi reali del nostro paese, per esempio. Tu sai che ormai in Italia dalla guerra l'Italia non ha più una politica estera sua. L'Italia è succube di una potenza straniera, gli americani in questo caso, che Chi ci prova ci lascia le penne. Esatto, chi ci prova ci lascia le penne. Ci lascia le penne come ha fatto Enrico Mattei e come ha fatto Aldo Moro, e poi quasi le penne come ha fatto Bettino Craxi, che lui ha fatto pagare lo sgarbo a Siconella e anche altre cose che voleva fare, che voleva tentare proprio di portare l'Italia fuori da questa logica di sudditanza che ha, che ormai in Italia lo sappiamo, non ha più sovranità, non esiste più, perché è un paese che purtroppo sappiamo com'è, quello che succede lo sappiamo, e i fatti sono da guardare, cioè non c'è bisogno di, non ricordiamo, chi vuole capire capisce, insomma, di fatti ci sono gli osi che lo dimostrano, no? Questa è la cosa, esatto. Allora, quello che io stavo dicendo è che più incontro delle persone, più queste sono d'accordo con quello che dico io e espongo io. Tuttavia, tutte queste persone si sentono ancora sistematicamente chiuse e senza avere la capacità di esprimersi da un potere, da un sistema talmente invasivo che arriva dappertutto e paralizza ogni forza reattiva. Questo è il vero sentimento nel quale vivono tutti gli italiani, che la pensino o che non la pensino come me. Io devo dire, ripeto, c'è una situazione di passività, di assuefazione, malgrado che la maggioranza delle persone, almeno tutti quelli che incontro, siano d'accordo con me su quello che io affermo. Avevo fatto vedere questa cosa perché questo è l'ennesimo libro che viene pubblicato in Italia, che dimostra come quella del colesterolo è stata tutta un'invenzione, che ha seguito, l'industria è riuscita a trovare delle sostanze che abbassano il colesterolo, quindi di hanno inventato che il colesterolo fa male. Quali sono? Poi qui sempre nella stessa pagina è reclamizzato un nuovo libro, e anche questo per dire, guardate, perché se si parla oggi di economia, si parla solo per denunciare la situazione attuale e la truffa trappola globale multinazionali, euro 14,90, edizioni
il punto d'incontro. Invitiamo i nostri amici a andare a vedere il sito, perché le missioni macro vedono anche il punto d'incontro. Scusa, come c'è un sito? Com'è il sito? www.puntodincontro.it, immagino, perché ci sono tra l'altro reclamizzati libri importantissimi di persone, sì, di persone che denunciano, nomi tra l'altro abbastanza conosciuti come Mazzucco, ad esempio, eccetera, che denunciano appunto le situazioni. Ma io, per concludere, se tu non hai altro da dire, vorrei concludere. Sì, aspetta, Giorgio, ci sono dei problemi di linea, hai le immagini un po'... Quindi leggerò sfocate. Sì, non so, come mai? Mi vedi bene? Pronto?